Corepla nasce da un impegno preso dall'industria degli imballaggi e dei produttori di materie prime di garantire l'avvio al recupero e al riciclo degli imballaggi in plastica. Nasce con il decreto Ronchi del 97 e ha portato avanti una politica di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica che sono cresciuti in questi 20 anni da 100.000 a 1.200.000 tonnellate. Facciamo tante iniziative per cercare di coinvolgere ovviamente il cittadino, il consumatore, nell'agevolarci nella raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. Sicuramente le attività di comunicazione in cui spieghiamo quali sono i nostri obiettivi, ma facciamo anche delle attività dedicate, come per esempio di educazione presso le scuole, oppure cose un pochino più innovative come una Call for Ideas che abbiamo chiamato alla ricerca della plastica perduta, che ci serviva per raccogliere delle idee innovative nell'ambito proprio del riciclo delle materie plastiche. Quello che ci interessa è cercare di far capire qual è l'importanza di una corretta raccolta differenziata e dell'impegno che questo poi vuol dire per noi da un punto di vista del recupero di quello che c'è negli imballaggi. Con Pubblicità Progresso noi condividiamo sicuramente l'idea di una sostenibilità, di un'innovazione che permetta poi di raggiungere gli obiettivi in termini anche di sostenibilità ambientale, non soltanto economica e anche sociale. E riteniamo che le campagne che fa Pubblicità Progresso coincidano in termini di obiettivi con quelli che ha anche il nostro consorzio. È sempre importante riuscire a differenziare correttamente le varie materie plastiche. Noi oggi viviamo in un mondo in cui ci sono sostanzialmente due tipi di materiali, le bioplastiche e le plastiche di origine fossile. Ricordiamoci che quando parliamo di bioplastiche vanno conferite con l'organico, dove c'è la raccolta dell'organico, mentre le plastiche tradizionali vanno conferite, se sono imballaggi, all'interno della raccolta differenziata che fa Corepla.